Buongiornissimo ladies, benvenuti in un nuovo vlog. La giornata di oggi sta volando, è il 25 aprile e io ho appena finito di pubblicare e finito di montare tutto quanto il video sui miei tatuaggi, quindi lo trovate se non avete visto sul canale e sono ancora in pigiama. Non ho ancora pranzato, sono praticamente le 2:30. Ho un sacco di cose da fare oggi, quindi direi di iniziare subito. Io direi di cominciare ad esempio togliendo il pigiama. Ok, dal marrone al marrone, però adesso almeno non sono più in pigiama. Io direi di stilare subito una to-do list giornaliera perché altrimenti rischio di non fare quello che dovrei. Stamattina ho già ritirato tutti i panni dallo stendino, sistemato, appunto lavorato al video che è uscito oggi, quindi quello già tutto bene. Voglio fare una cosa che non ho mai fatto in cucina ed è la quiche Lorraine, ovvero una sorta di frittata su una base di pasta brisée. Ci sono varie versioni, però quella che ho visto e che vorrei ricreare è questa qua. E in generale nutrirmi comunque, visto che è molto tardi. Un po' di pulizie di primavera, perché comunque registrare un reel, pubblicare delle storie che ADB che ho preparato giorni fa molto carine insieme a Deborah e poi vorrei allenarmi, quindi scrivo anche allenamento. Non voglio mettere altre carne al fuoco perché rischierei di mettere troppe cose e poi non riuscire a portare a termine tutta la to-do list, quindi voglio fare queste cose qui. Perché la quiche Lorraine? Cioè, perché? Tra tutte le ricette che uno può fare, perché volevo fare una ricetta dolce che non c'entrava assolutamente nulla. Ho visto cosa serviva, non potevo farla, ne ho guardata un'altra, ho visto cosa serviva, non potevo farlo, ho detto basta. Faccio una cosa che riesco a fare, ma qual è la cosa che non mi permette di fare le altre ricette che volevo fare? Io non ho la planetaria ed è ormai strumento fondamentale in qualsiasi ricetta. È vero che puoi fare a mano, però uno, io non ho, diciamo, delle mani perfette per la pasticceria perché ho le unghie lunghe, quindi ogni volta tipo metto i guanti e li imburro tutti quanti, solo che non è proprio la stessa cosa. E poi ormai veramente ci trovo un sacco di ricette con la planetaria, siccome sto cucinando sempre di più, mi piace fare le cose in casa quando posso, c'è proprio una passione, una cosa che mi dà pace e serenità e mi aiuta con la mia salute mentale in qualche modo, quindi la voglio comprare. Solo che non so dove andare a parare perché ce ne sono veramente tante di tantissimi brand. Quindi ho detto chiedo alle mie ladies perché loro mi sapranno dire, magari ne hanno già una, magari ne hanno già provata una che non gli piace o si trovano strabene con un'altra. E quindi aspetto che voi mi diciate qual è la migliore planetaria da acquistare. Oggi farò questa cosa invece super semplice, così per le mie amiche e i miei amici che non ce l'hanno come me. Una ricetta così diversa dal solito, anche perché non è italiana, tipo a casa mia non l'abbiamo mai fatta e si può fare con qualsiasi ripiano voi vogliate. Io vado con quello classico. E secondo voi ho tempo di fare la pasta brisée? Ovviamente no, l'ho presa già pronta. Però voglio che venga messo agli atti che la scorsa settimana ho fatto la crostata fatta in casa, ok? È che oggi non mi va. In più devo pensare a qualcosa da mangiare per adesso e credo mangerò una piadina che era rimasta aperta e l'ultima, quindi le finirò. L'hummus che avevo fatto l'altro giorno con i fagioli cannellini, un sacco di pepe, un po' di limone e insomma l'hummus che era troppo quando l'ho fatto. Credo che aprirò la valeriana, ce ne metterò un po' nella piadina e poi il resto la mangerò stasera vicino alla Kitchen Ren. Avevo preso la mortadella, che fai? Non ce la metti una bella fetta? Sì, che buoni questi, cioè fanno proprio un profumo buonissimo, vi giuro. Mamma mia, no, vi giuro, buonissimi. Come sempre prendo i più rossi, cioè nella piadina me ne servono proprio due. E buon appetito! Nel frattempo, cos'è successo? Mi è venuto il ciclo. Non proprio venuto, mi sta però venendo, cioè tipo oggi secondo me sarà il giorno. Quindi non so se poi riuscirò ad allenarmi, dipende da quanti e se avrò i dolori dopo. In caso vorrei trasformare l'allenamento in tipo una super passeggiata fuori, cioè comunque voglio muovermi. Comunque adesso passiamo alle pulizie di casa e partirei dalla cucina che è messa così. Noi facciamo la lavastoviglie, ma di solito se ne occupa Nicola. Non vedete Nicola a casa in questi giorni perché è a trovare la famiglia giù in Calabria e di conseguenza devo occuparmi io delle cose delle quali però normalmente si occupa lui. Abbiamo, come spero tutti quanti, i compiti divisi in casa. La lavastoviglie appunto è uno dei suoi, che poi dentro è tutta pulita perché era l'ultima fatta, quindi devo mettere a posto tutti quanti i piatti, i bicchieri, posate, tutto quello che sta dentro, caricare con le cose che stanno fuori, fino a che poi insomma sarà bella piena e poi la faccio andare così non sprechiamo acqua inutilmente. E di sottofondo sempre un video di YouTube. O video di YouTube o Netflix. E su Netflix sto guardando Love is Blind, L'amore è cieco, che è un reality che mi piace tantissimo.
unboxing. Allora, il primo riguarda Nespresso, il secondo invece riguarda una cosa che però è legata anche alla sistemazione della casa e della libreria, quindi la vediamo dopo. L'altro giorno sono andata nel negozio Nespresso a Porta di Roma, che mi piace moltissimo. Ha anche alla fine in fondo tutta una sezione bar, bella bella bella. Se siete di Roma andateci, perché ha aperto da poco. Prima era all'interno della Coin, adesso è di fronte, sì, ed è tutto un negozio, diciamo, a sé stante. Ho preso un sacco di caffè, e secondo me condividere le proprie preferenze può aiutare, perché ti ritrovi una marea di caffè differenti con tutti i nomi e non sai da dove iniziare. A me piacciono i caffè non troppo intensi, non troppo forti. Uno dei miei preferiti è Parigi. Ha queste capsuline qui, bianche e nere, e non è detto che tipo adesso io non me lo faccio, perché adesso non ho ancora preso un caffè oggi. Siccome io non posso bere più di un caffè, massimo due al giorno, perché sono una persona molto così, che vado anche un po' in tachicardia facilmente, quindi questo qui è quello con il bollino rosso sopra, sono i decaffeinati, e il mio decaffeinato preferito di Nespresso è il Volluto. Questo è il preferito di Nicola, che prende sempre, ed è Napoli. E poi ho preso praticamente tutti i caffè della linea Barista Creations. La linea Barista Creations è quella dedicata un po' più appunto ai cappuccini, a chi ha le macchinette per fare anche il latte macchiato e non solo il caffè, ma io li adoro anche da soli, proprio come il caffè, perché sono dei caffè che hanno dei gusti. Quindi c'è quello alla nocciola, che è abbastanza nuovo, ed è identico, perché l'ho provato, alla limited edition che avevano fatto con Pierre Hermès di dicembre-novembre, che era alla nocciola appunto, e sono troppo contenta perché era veramente buona, hanno fatto bene a metterlo nella linea permanente. Poi abbiamo caramel crème brûlée, anche questo ovviamente buono e dolce, vanilla eclair, anche lui, e poi abbiamo corto, chiaro e scuro, che sono questi più proprio dedicati ai cappuccini, infatti sono quelli che utilizzo solo e esclusivamente con i cappuccini. E poi c'è anche quello che dovrebbe sapere leggermente di cioccolato, io non riesco a sentirlo, vi giuro, non riesco a sentirlo in quello lì, in tutti gli altri sento i gusti, in quello no. Praticamente ho superato un tot di soldi spesi, e quindi c'era un regalino. È una cosa che non ho mai avuto, ma siccome io sono un po' una queen dei cappuccini, cioè mi piace molto farli, li faccio sempre anche a Nicola quando è con me a fare colazione, quando ci svegliamo insieme, mi hanno regalato il cappuccino kit. Si chiama proprio cappuccino kit, che tu dici, wow, ammazza, il cappuccino kit, chissà quante cose ci saranno per fare il cappuccino. Una, ce n'è una, e non è una cosa per farlo il cappuccino, ma per decorarlo, devo dire, però molto carina. Non avevo mai pensato di averla, ma ora che l'ho vista ho detto, oddio, che cosa carina, anche perché io in casa ho sempre il cacao, ho già il cacao da mettere qui dentro, è proprio questo piccolo affarino per fare così sopra il cappuccino, e tipo sotto se metti, che ne so, un cuore, poi fai così, lo togli e ti rimane anche il cuore, è carina e sono contenta. Potrebbe essere utile anche per tipo mettere il cacao sul tiramisù quando lo faccio. Oddio Brino, non ho visto che stavi qua. La libreria al momento è messa così e mi piace tantissimo, sono davvero davvero contenta. L'avevamo sistemata insieme, secondo me su Instagram vi ho chiesto consiglio, perché la volevo colorata, quindi ho comprato diverse cose, però era tutto un casino. Mi avete veramente dato degli ottimi consigli e adesso la adoro. Vi faccio vedere, c'è questo che in realtà è l'unica cosa che avrei voluto più all'interno della libreria, ma non avrei saputo bene dove inserire, non lo so. Le mie avete consigliato voi di mettere una pianta, diciamo, che scendesse un po' per riempire quello spazio, infatti ci sta benissimo. E mi avete anche consigliato questa cosa qui, ovvero di fare dei piccoli tris di libri. Ne ho uno qui e uno qui, ne ho scelti alcuni molto colorati, e tra l'altro è stata anche un'occasione per chiacchierare di qualche libro che mi piacesse, e li mettevo sopra appunto un diffusore o una piantina, ma stanno anche bene tipo delle candeline. Questo diffusore è uno dei nuovissimi arrivati in casa ed è il Caribbean di Ave & May, e il secondo infatti haul di cui vi voglio parlare è proprio Ave & May. Adesso vi faccio vedere che cosa è arrivato, perché ci sono dei cambiamenti. Ave & May tempo fa aveva fatto una collaborazione con un'influencer tedesca, se non sbaglio si chiama Citamas, io lo leggo Citamas, non lo so. Comunque aveva fatto questa collaborazione, non so se ve la ricordate, è una candela molto bella, esteticamente elegante per la casa, e infatti l'abbiamo in ufficio nella mia zona, si vede spesso diciamo dietro nello sfondo dei miei video. Bri, stai ferma! Io volevo mettere la telecamera proprio qui.
Facciamo questo cambio, la mia gamba. Comunque questa collaborazione andò benissimo. Da questa collaborazione nasce un brand che si chiama Club Noé. Noè, che vende sia candele che profumi che diffusori ed è praticamente un brand fratello di Aven May, quindi si aggiunge a Faint, che è il secondo brand gemello, fratello insomma, di Aven May, che vende profumi, che sempre diciamo è nato l'anno scorso, 2 anni fa, insomma recentemente. Quindi che cosa ha fatto Aven May a un certo punto? Ha rinnovato, ha fatto un sito completamente nuovo che comprendesse tutti e tre i brand. Quindi adesso sul sito, che vi lascio qui sotto in info box, nella descrizione del video, sul sito si trovano appunto tutti e tre i brand e il codice sconto LadyUp vale per tutti e tre i brand che trovate sul sito. È un codice sconto che scade verso metà maggio, comunque ve lo scriverò precisamente in descrizione, e vi dà il 50% di sconto. Tra l'altro il profumo di questa prima linea che ha lanciato Club Noé è proprio lo stesso che avevano creato per la candela in collaborazione. Stavo guardando le specifiche del codice, il LadyUp vi dà il 50% di sconto senza spesa minima, quindi non dovete spendere un minimo, però se raggiungete poi un minimo di 99 euro, che poi si sconta, quindi saranno all'incirca 50 euro, avrete due prodotti in misura standard gratis a scelta. Vi faccio vedere e scopro insieme a voi i prodotti di Club Noé, sicuramente in cosa si distinguono da quelli di Aven May. Aven May ha un pack molto più giocoso, come potete vedere, molto più colorato anche. Invece questo qui, come concept di brand, ha quello di essere proprio elegante e senza tempo, si concentra tantissimo sull'estetica per la casa. Questo è un colore tortora, questa appunto è la 0.1, la nuova collezione. Anche la cera, bella perché è sempre color tortora, questa è una cosa che mi piace. Il profumo è molto buono, cioè veramente buonissimo. Poi qui dentro abbiamo, che bella anche la scatolina, L'Eau de Parfum, ed effettivamente ricorda tantissimo la profumazione della candela. E qui abbiamo il diffusore, ha i bastoncini neri, il tappo anche qui legno nero, questo colorino sempre tortora, molto in linea con i trend dell'interior home design, secondo me. È appunto molto molto diverso come estetica, molto diversa da quella classica di Aven May. Qui abbiamo la candela grande Repubblica Dominicana Caribbean, quindi parte dei Caraibi. Che rosa fighissimo! Cioè questa deve assolutamente entrare nella libreria. È proprio tipo un bubblegum pink, un Barbie pink, mi piace da impazzire. Qui la cera è come sempre bianca, il tappo in legno. Mi ricorda un po' il mare, qualcosa anche di crema solare. Ed è leggermente dolce, proprio leggermente. Un po' vaniglia. Ma devo dire che l'uscita più figa secondo me di Aven May in questo periodo è questo diffusore che si chiama Blossom ed è in edizione limitata, quindi una volta che sarà finito non lo troverete più, ve lo dico. No, vabbè! No, 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 è troppo bello! No, no, è troppo bello. Qui abbiamo il diffusore in questa versione un po' più boccetta. Oltre ai suoi bastoncini c'è questo. Quindi mettiamo i bastoncini. Mettiamone 4, che voglio che entri bene lui. Innamorata, è una cosa talmente semplice e piccolina, ma vi giuro mi è piaciuta troppo quest'idea. Ok, credo così di aver sistemato quella situazione che comunque mi dava fastidio dei documenti e di aver sistemato definitivamente la libreria. Potrei dare una sistemata qui e metterlo qui all'ingresso. Mi sono appena resa conto di questo, ma soprattutto di questo. Cioè è proprio tipo, cioè è un pezzo che è stato mangiato, un pezzo di parte superiore che è stata mangiata e io non capisco, cioè è la prima volta che lo vedo, quindi sono veramente tipo what the fuck. Comunque ora ci metterò sopra questo qui, ok, questo lo tengo di qua e non è un grandissimo problema, però mi rode onestamente, ma soprattutto non so che cos'è. Beh niente, adesso mi rode raga, cioè mi rode, mi dà paura. Ma perché? Mi dà fastidio questa cosa. Comunque vabbè, la lavanda secca invece qui è stata bella, però la devo assolutamente salutare perché sono caduti tutti in fondo i cosini di lavanda, ormai è tipo molto molto spoglia e comincia ad essere un po' bruttina da vedere. Però mi è piaciuta questa storia, se trovo la lavanda finta fatta bene così secca la compro e via, perché questa purtroppo è vera. Si sono fatte le 6, no, sì, le 6:15, perché l'ultima ora e mezza l'ho passata a pubblicare le storie che vi avevo detto che appunto dovevo pubblicare perché
avevo un ADV pronto, molto carino, girato. Ovviamente non è potuto andare tutto bene, però alla fine è tutto a posto, fortunatamente. Mi ha anche chiamato mia sorella, ha detto che verrà qui stasera, quindi ho pensato che il reel che devo girare lo girerò con lei, perché secondo me è molto più carino che ci sia anche lei. Bri non vorrebbe che uscissi oggi, cioè è veramente una cozza e mi ha fatto capire in tutti i modi che voleva una giornata dove stavamo sempre insieme. Quindi sì, se mi dice a che ora arriva io cerco di capire, anche perché mia sorella è super appassionata di uova, quindi vorrei cucinare questa quiche perché è praticamente fatta di un sacco di uova, quindi secondo me le piacerà come cenetta. E poi ho un'ansia incredibile perché vi ho parlato nel video dei tatuaggi del fatto che andrò a rimuovere il tatuaggio domani, farò la prima seduta e su quello devo dire sono tranquillissima. Ho anche prenotato però la rimozione del tatuaggio delle sopracciglia, cercherò di farvelo vedere. Come vedete le mie sopracciglia in questo momento sono completamente struccate e il tatuaggio al di sotto si vede tantissimo, è diventato grigio e nel mio caso non sono neanche rimasti tantissimo proprio i peli, si è un po' tutto quanto sfocato. Non mi piace l'effetto, però dove sotto crescono i miei peli non è un problema, il problema è nella parte finale perché appunto crescono al di là dei miei peli, c'è proprio un pezzo di pelle grigia. Il fatto è che io vorrei cancellare soltanto la parte finale che mi dà fastidio. Alcuni mi hanno detto è meglio se lo fai tutto quanto. Allora, io penso che farò invece soltanto la parte, cioè gli dirò proprio quello che vorrei togliere, vedo come va e in caso torno. Perché tanto il laser, la rimozione laser, è cioè la rimozione del tatuaggio con il laser è fatta già di per sé di più sedute. È molto specifico dove deve andarlo a fare, se non mi piace poi lo faccio sul resto. Sono pronta a qualsiasi cosa, sono pronta alle sopracciglia che mi possono diventare bianche, sono pronta a tutto, purtroppo so che sono tutte cose che possono accadere, ma in the end io credo che questa sia la decisione, la mia decisione finale. Poi il bello è che domani prima di andare a fare il laser comunque dovrò truccarmi per registrare una cosa e quindi poi dovrò struccarmi, andare a fare la rimozione e scopriremo com'è. Che paura, mamma mia, non ho mai visto nessuno farlo, nessun influencer beauty creator fare la rimozione delle sopracciglia tatuate con il laser, quindi sono un po', forse anche questo è una cosa che sto facendo che però quasi nessuno ha fatto. Ok, ho chiamato mia sorella e mi ha detto che arriva tra 6 minuti, quindi l'unica cosa che posso fare in questo momento è prendere lo Swiffer e spolverare tutta quanta la casa per rimuovere i peli di Bri e dopodiché le proporrò di fare una passeggiata insieme. Secondo voi accetterà? Secondo me no. Come previsto ho proposto a mia sorella la passeggiata e ha detto sì, l'abbiamo fatta, siamo tornate, come potete vedere fresche come una rosa. Quanti hanno indovinato che non è vero? No, il tuo errore è stato non dirmelo quando io ero già giù. Ma perché? Cioè lì avrei accettato, ormai stavo giù, però il fatto di essere salita ormai mi ha distrutto. Lei te l'ha detto oggi, è una veramente una cozza. Dove vai? Viene, dove vai? Viene. Comunque, niente passeggiata, niente allenamento. Oggi questa cosa mi è saltata. Oppure, boh, potrei dopo fare allenamento. Sì, ti posso guardare. Non lo faremo mai. Allora, oggi facciamo la quiche, con va bene? E questa è una quiche. Vabbè, tipo una torta salata. Sì, ma è più una frittata salata con la base di pasta brisée. Il formaggio all'interno posso metterlo? No. Oddio che palle! Se è la sottiletta sì. È la sottiletta, no, cos'è? È un formaggio. Sì, ma tipo una scamorza? No, si chiama groviera tipo. No, no, per carità. Allora ne farò una per me e una per te. Io posso ordinarmi il poke se vuoi. Ma no! No, bella, non ce lo metti. No, non posso non mettercelo. Dobbiamo farne o due o tipo metà e metà. Ma le sottilette? No. Mamma mia, no, che problematica, no, mia sorella. Ma i veri problematici siete voi, perché voi ogni volta vi stupite. Voi chi? Tutte le persone che mi conoscono. Come non ti mangi la groviera? Io non mangio formaggi da quando ho 0 anni. Ogni volta sembra una cosa... Vorresti cambiare? No, no. Ma è troppo piace, carino, no, dai. È proprio il formaggino dei topini. No, no, non mi piace. Lo vuoi assaggiare? No, 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 no. Questa è la seconda frase più odiata da chi non mangia una cosa. Esatto. Lo vuoi assaggiare? No, per carità. Vabbè, un'omeletta che ci ha creduto, dai. Frigo, scusa, ho dimenticato, prendi la panna? No, ti prego. Che schifo. Ma la ricetta è questa, dici, noi ci dobbiamo fidare, Romina. Ma ci dobbiamo fidare. Giallo zafferano. Dai, fidiamoci. Mamma mia. 3 uova e un tuorlo. Non so se mi piace questa cosa. Ah, se non ti piace non è un problema. Ma tu stai scherzando? Perché? Tu hai preso la panna questa? No, tu sei... No, tu...
Levati, no. I tuoi follower devono vedere, levati. Fidati, non vuoi fare sta figura, è quella. È un piatto francese, amore, non è un piatto italiano. Ma questa è quella che si mette sui dolci. È not only. Non solo. Come dire che la Philadelphia, che i formaggi non si mettono nei dolci, invece poi la cheesecake sì, capito? Infatti qua c'è pure scritto ideale per piatti dolci e salati. Ma secondo me... Romina che scopre queste cose. Scusa, ma c'è pure l'icona dei fragoli con la panna. Eh beh, perché in Italia li usiamo più così. Sei sicuro che è zuccherato? No, non è zuccherata. Mettiamo la panna. Lo vuoi fare tu? No. Sai perché si chiama brisè la pasta? Perché... non lo so. Nemmeno io, però... Stavi vedendo cosa? No. Tipo brie? No, però perché penso, cioè, il frisè, no? Non è quella roba dei capelli frisè. Mm-hmm. Secondo me brisè è una cosa tipo del genere, perché è tipo ondulata si fa. E secondo te sei una di prima i capelli frisè o la pasta brisè? Chiaramente la pasta. No, non è questa quella che dice la ricetta, ne sono certa. È questa. Madonna quanto sono bianca. Tu ti sei un po' abbronzata. Tu ti sei sbiancata con gli anni. Perché non hai più preso il sole come una volta. No, invece l'anno scorso sì, secondo me è perché uso molto più skincare e proteggo il viso. Comunque, allora, primo step mettiamo questa panna, poi unite le uova, quindi tre uova, il tuorlo, il sale, pepe e noce moscata. Il sale lo porta io, se ci mettiamo questo sai che ne affittiamo, devo pure svuotare. Allora, pepe ne metto poco. No, a me mi piace, l'unica cosa che mi piace. È poco? No, va bene. Guarda, guarda come si sta. Noce moscata. No, mi piace tanto. Se mi piace. Ma sì. Ya, come fa a non piacere la noce moscata? Guarda che a forza di far così ad amici stanno a caccia a tutti. Sta noce moscata. La sai dividere il tuorlo? No. Però so che se prendi dell'aglio lo puoi togliere col, lo sai? Sapevi questa cosa? Secondo me c'ho l'aglio. No, però lo sapevi? Tu ti sfreghi le dita con l'aglio. Il tuorlo lo levi così. Che l'ho visto su TikTok. Allora, questa è la nostra pasta brie. Se hai capito? Adesso andremo a mettere su metà e ce lo segniamo tipo con dei segni qua. Lo faccio spesso anche quando faccio delle cose in parte vegetariane, in parte no per Deborah. E vado a mettere metà del formaggio sotto. Poi vado a stendere tutta la nostra crema. Ehi, giù tu, signorina! No! Ma io voglio stare come voi a cucinare, non voglio mangiare. Falsa, tu vuoi mangiare esattamente questo formaggio. Comunque sì, vado. Allora, questa è la nostra... quiche, e adesso andrò a mettere le fromage rimanente sulla mia parte. Qui devo stare attenta a non andare sulla parte di mia sorella, ma comunque si vede perché questo è quello che sta sopra. Si mischierà tutto. Non si mischia tutto. Io starei tranquilla. Faccio un close up sul tuo formaggio. Devo aspettare se asciugasse. Aspetta, voglio fare una cosa. Ed ecco qua. Adesso torniamo qualche minuto indietro perché mia sorella si era dimenticata di fare questa cosa. Yay. La chef stasera propone insalatina di valeriana, per me con pomodorini e aceto balsamico. E poi abbiamo fatto una favolosa quiche. Però ci servono, sì, le presine. Voilà, sembra che abbiamo fatto una grande crème brûlée. Sembra un soufflé. Sì, ma secondo me poi alla fine il concetto è quello del soufflé su una base di pasta. Poi brisè. Non si dice mai soufflé, ma soufflé. A parte che si è riabbassata un sacco da quando abbiamo spento. Sì, quando si è freddata. Adesso è arrivato il momento di tagliare. Taglio io? No. Tagli tu? Faccio io. Vai. Spugnosa. Allora, in realtà sembrava un fallimento totale, invece tagliata si vede che è venuta. Solo sotto è un po' bagnaticcia ancora, perché dovrebbe asciugarsi, la dovremmo mettere in frigo secondo me e poi riscaldarla, un po' come la frittata, no? È meglio il giorno dopo. Ma noi abbiamo fame e la vogliamo mangiare questa sera. Quindi non ci importa. Però devo dire che va benissimo, non si è nemmeno sbrodolato. Buongiornissimo! Caffè. Caffettino. Mamma, quanto è bella Bri stamattina. Bri? Misha? Ma sei dolce? Ma sei dolce, Bri? Ieri sera abbiamo fatto una bellissima skincare. Ho fatto fare a mia sorella una skincare un po' coreana. Com'è la pelle stamattina? Bello. Adesso facciamo una skincare invece veloce della mattina. Io l'ho già fatta. La mattina mi piace più che lavarmi con le mousse. Mi piace di più lavarmi con un gel detergente il viso. Poi metto sempre la mist quando ce l'ho. Comunque tonico e crema solare. Io ho fatto già i primi due step, quindi adesso lavo i denti e metto la crema solare. Ieri sono riuscita a girare il reel che dovevo, quindi adesso lo devo montare.
Poi mi devo preparare, vestire, truccare, dobbiamo andare in zona ufficio. Per fare una cosa. Girare i prefebocci, devo girare i prefebocci con Debs, quindi devo anche prepararmeli un attimo, i preferiti del mese, il bocciato, e andare a fare il laser. Secondo me non faremo in tempo. Sì. Ma infatti guarda che secondo me is the best. Cosa? Io chiedo da sempre. La sorella. La tua sorella. Dico no no raga. Che fortuna tua. La mia sorella è che viaggia molto di più. Però quella devi lavorare. Così ne viaggia comunque. Sapete che soprattutto ho pensato che dovessi buttarli i cassetti? Sì. Perché lei ha detto così butto un po' di roba. Ho detto, ma li dovrò buttare, vabbè, i porti. Che li devo buttare. Allora io sto mettendo in tutto ciò i cassetti alla cassettiera, perché era l'ultima che mancava. Ah, ma non sai parlare. Sono tutte e quattro adesso, quindi vedete tre, quindi ecco qua. Eh? Sono belle, eh? Fa molto ufficio quattro. Sì. Io ne ho sempre avute solo due, ma quattro fa ufficio tantissimo. Adesso devo mettere tutti quanti i chiodini, così le fisso tutte quante. E comunque alla fine, secondo me, in generale anche il microblading è un po' come i tatuaggi normali, cioè se hai la pelle perfetta, certo. Tipo la mia, dici? No. No, in realtà deve essere secca per il microblading, a differenza di altri normali. Allora, uno, due, tre. Ogni tanto non escono queste cose laterali. Ok, era uscita. Io e Debs abbiamo già girato i preferiti e bocciati del mese di aprile, che troverete su Instagram e TikTok del Beauty Office. Ed eccoli qui, bellissimi. A parte quel cassetto, ma a Debs è caduto qualcosa dietro, quindi non si chiude, dobbiamo tipo aprirlo. Anzi, forse le dico che se vuole smontare è il caso che lo faccia adesso, perché ho portato da casa appunto l'abitatore. Adesso è arrivato il momento, purtroppo, di struccarmi. Cioè mi sono truccata pochissimo fa, che poi, non lo so, in realtà forse potrei struccare anche solo le sopracciglia. Sapete che ho il dubbio? Che forse sì, cioè posso struccare questa zona, certo. Dico, me ne struccherò almeno anche la fronte, perché altrimenti sarei un po' strana. Però tipo il mascara lo posso tenere. Un po' di ansietta, devo essere onesta. Un po' di ansietta soprattutto per le sopracciglia. Mi dicono anche, non hai paura ti faccia male, di qua di là. Devo dire la verità? No. Anche se mi facesse male, mi fa più male l'idea di tenermela. Il pigmento già è molto schiarito, quindi ci aspettiamo un risultato in tempi molto brevi, quindi una massimo due sedute. Durante il trattamento potrebbe sbiancarsi leggermente il pelo, è normale perché il colore del laser, quando va a colpire il pigmento presente ovviamente nel tatuaggio, colpisce anche un pochettino il pigmento del pelo. Le sopracciglia poi tornano del colore normale. Dopo il trattamento avrà un effetto che viene chiamato effetto frost, che è una sorta di sbiancamento e di rigonfiamento dell'area che noi andiamo a trattare, che è questa parte qua, ok? Mm-hmm. È una cosa transitoria, dura qualche oretta al massimo, dopodiché devi curarla semplicemente con una cremina antibiotica per qualche giorno, ok? Carina, veramente, sei un amore. Grazie. Faccio un primo spot, così tu ti rendi conto della sensazione che proverai, e poi mi fermo. Ok. Ok. Ah, wow. Com'era? Molto caldo. Ok. Avevi fatto una cover up? No. Un camouflage? L'avevo fatto nel 2018. Proprio il microblading classico, diciamo. Mm-hmm. E ribattuto dopo un mese e basta. Interessante questo doppio velo. Ma bianco, è anche guarda un po', che è bello, è anche vero, è anche un po', moda. Fa un po' moda. In realtà sono convinta di fare solo la parte così. Okay. Questo non è mio. E stessa cosa quello là. Questo. Okay. Quelli là anche mi danno fastidio. Allora, ti dico già che ovviamente per colpire questo velo probabilmente colpiremo anche il pigmento leggermente sopra. Okay. Okay? Quindi avrai poi da ribattere eventualmente, o comunque il pigmento che è qui sopra verrà più schiarito. Okay. Rispetto al resto. Comunque tu questo effetto di velo sbiancato lo puoi risolvere tranquillamente passando di lenne o passando quello che vuoi. Andiamo quindi a fare solo questo peletto in basso. Mm.
oggi è mercoledì. Sì. Ah, mi si chiede il video sui miei tatuaggi. Ok. Non me l'ho mai fatto il video sui miei tatuaggi, me l'avete sempre chiesto. Mi sa che se non lo faccio oggi, poi da domani. Allora, tu hai, come tutti quanti quando tatuiamo le sopracciglia, per usare, per creare i marroni usano dei sottotoni che spesso hanno dentro il rosso, ovviamente, mm-hmm. no? Quindi adesso c'è una un po' di rossino, di aranciato che ti uscirà. È una cosa normale, ok? Cosa male? Tanto dura pochissimo, non ci pensate, quasi a metà. Non mica resistere, ti porto. Questo è l'effetto che vi dicevo. Sbiasta a me. È morta, mamma. Cremina antibiotica. E cerca di lasciare la pelle più all'aria possibile. Mm-hmm. Senza ovviamente prenderci il sole. Alla! Allora, adesso toglierò il cerotto. Ah, fa più male togliere il cerotto. Te lo tolgo io? Mi giuro, fa male. Dai, faccio io. No, fa male. Perché è attaccata ai capelli? Sono i capelli. Dai, andate. Ma mi sto staccando la pelle. Raga, non scherzo. Tipo stesso dolore. Veramente? Sì, però almeno qui ho potuto urlare. Allora, è uno schifo? Sì, devo dire. Molto bene. Ah, dal vivo è un po' diverso, è più chiaro. In fotocamera sembra molto nero, in realtà è diventato grigio. Raga, se volete un punto dove non vi vedete mai un tatuaggio, letteralmente dove non sono fatto io. Non vedo nulla. Certo, ma letteralmente al lato opposto dei tuoi occhi. È difficilissimo. Oh, almeno un minimo me lo vedo. È leggermente più chiaro. Sì. Tipo di una tonalità in meno. Vediamo. Poi magari se me ne servono 4 invece di 3. Vabbè, certo non le fa. Babbo Natale. Fuori ci saranno non so quanti gradi, ma in casa mia fa freddo. Comunque stasera, oltre a Debs, mi ha raggiunto Mimmi, che è una mia amica storica, ormai possiamo dire. Penso siano veramente tanti anni che ci conosciamo. Guardate cosa si sono ordinate. Bella mia. Io questa quiche, che però posso dire è buonissima, veramente buona, ci è venuta benissimo, ma stasera si vede già che è ancora meglio di ieri. E l'abbiamo proprio fatta noi. Non l'avevo mai fatta ed è veramente molto buona, quindi ve lo consiglio. Ho messo la cremina sulle sopracciglia e anche sul tatuaggio dietro, anche se devo dire è veramente difficile perché cioè tipo adesso mi ha aiutato Debs, non so domani come farò perché non lo vedo. Io metterò la crema un po' a caso, sì. Domani farò così. E niente raga, buon appetito. Buongiornissimo, oggi è il giorno dopo il laser. Ho messo la protezione 50 e sono andata un pochino, vedete, come poi io normalmente vorrei fare le sopracciglia, quindi al di sopra del tatuaggio, che invece vedete andava giù. Anche di qua, vedete, che va giù. Adesso è tipo leggermente arancione perché mi ha detto che è uscito il pigmento sotto, oltre al fatto che sono sicuramente arrossate e tutto quanto. Comunque vediamo tra una settimana come stanno. E poi mi ha detto che, insomma, potrebbe servire eventualmente un'altra seduta anche per le sopracciglia. Io so già che per quello dietro la schiena ne serviranno, diceva, 3. Se voglio poi farci qualcosa sopra, quindi per non avere proprio, per non portare, diciamo, la pelle a pelle pulita. Io prima di dirvi dove sono andata a fare tutto questo trattamento, voglio vedere il risultato finale. Una volta che avrò il risultato finale vi dirò, come avevo anticipato nel video dei tatuaggi su Instagram, vi dirò bene poi dove l'ho fatto, anche in caso in cui vada male, in realtà non cambia, però ecco, se io ve lo dico adesso so che tante persone vanno e poi nella testa di quelle persone rimane il fatto che ci sono andate perché l'hanno visto da me. Quel visto da si trasforma in consigliato da, e io posso consigliarvelo solo a trattamento finito, se tutto va bene. Quindi per questo non ne ho parlato ancora, non ho detto il nome, pagato io, non è una collab, niente. Era una cosa che volevo fare da un sacco. Sicuramente ho sbagliato il tempo, nel senso che non è la miglior cosa farlo in estate. Perdonatemi tra l'altro per la faccia di oggi, perdonatemi, è sempre un modo di dire, però ho passato una notte veramente insonne, sono andata forse a dormire alle 4,
forse, mi sono svegliata alle 8, ma non credo di aver neanche dormito bene. È stata veramente una notataccia brutta. Mi fermo un attimo perché altrimenti non si capisce niente tra io che in salita col fiatone. Allora, volevo parlarvi un pochino del dolore e di che cosa si prova veramente. Partiamo da quando ho fatto questi due tatuaggi, sia il play che il microblading, così vi dico anche un paragone tra il farlo e rimuoverlo. Quando mi ha tolto il tatuaggio dietro, adesso quanto sarà durato? Non lo so, 30 secondi? Quando me l'ha fatto sarà durato 2 minuti. E il dolore secondo me è abbastanza paragonabile. Quei 2 minuti di tatuaggio hanno fatto male quanto questi 30 secondi di rimozione. È molto simile. Il tipo di dolore è un laser caldo, caldissimo, quindi secondo me ancora di più vi sconsiglio di farlo in estate. Invece per quanto riguarda il microblading ha fatto uno molto meno male, io credo anche perché era più grigio, molto sfocato rispetto a quanto era nero dietro. È assurdo perché il rapporto quando ho fatto il microblading a quando ora, diciamo, lo sto togliendo è imparagonabile. Cioè farlo mi ha fatto molto più male. Non ricordo se io l'ho fatto tipo 2017-2018, uno di quei due anni lì, quindi sono passati tanti anni, e l'ho fatto un giorno e un mese dopo sono andata a ribatterlo come si fa solitamente la prima volta. Quindi non ricordo se il giorno in cui l'ho fatto o il giorno un mese dopo quando l'ho ribattuto, una di quelle due volte ho sofferto tantissimo. Quindi quella volta appunto dolore 9, toglierlo dolore 4, questo qui, no, totalmente sopportabile. La cosa che non mi aspettavo sicuramente è che uscisse del rosso, cioè dell'arancio dalle sopracciglia, che comunque è più copribile con il make up, per carità, del grigio, però insomma deve andare via anche questo, quindi vediamo se innanzitutto come va questa settimana e poi se devo tornare a fare un'altra seduta. Mentre dietro mi aspettavo diventasse già più grigio, invece no, anche se la ragazza ha detto che la mia pelle ha risposto benissimo, che sta andando proprio come deve andare, quindi non mi preoccupo. Probabilmente ci sarà appunto magari la prossima seduta o quella dopo dove vedrò una differenza veramente grande, grande. Questo magari è stata la prima, e da molto nero è diventato grigio comunque molto scuro. Ok, vediamo come va. Era molto positiva, quindi voglio essere positiva anche io. E niente raga, adesso me ne torno a casa. Devo fare un sacco di cosine oggi da casa, noiose, quindi è inutile che ve le riprendo. Vi ringrazio per essere stati con me. Se volete vedere ancora come va il percorso e seguire l'eliminazione di questi tatuaggini, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se siete arrivati alla fine del video, commentate con questi emoji qua. Vi aspetto con un saluto su Instagram, TikTok. Vi lascio dei video da recuperare che magari vi siete persi. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies, see you soon!